Tutto parte dalla difesa, a San Marcellino non si passa, ma le tue squadre vincono difendendo duro, oggi segnando poco ma permettendo poco agli avversari. Sì, sappiamo che quest'anno dovremo aumentare ancora di più l'intensità difensiva, aumentare l'attenzione difensiva, perché chiaramente non abbiamo giocatori che vincono la partita da soli come ogni tanto è successo l'anno scorso. Una squadra omogenea in attacco con buoni giocatori che di volta in volta possano fare protagonisti, ma possiamo sicuramente essere più efficaci in difesa e lo possiamo fare con grande, se c'è grande attenzione, se c'è grande concentrazione. Oggi l'abbiamo fatto, è una partita diciamo pericolosa perché non aiutava questa concentrazione giocare con una squadra che veniva da una sconfitta, con una squadra neopromossa, però i ragazzi sono stati molto, molto attenti, devo dire hanno giocato una partita di grande serietà perché avevamo visto le difficoltà che potevamo incontrare e siamo riusciti a contenere le migliori qualità di Domodossola con grande efficacia. Punti positivi di questa vittoria, i tuoi ragazzi sono stati sempre in partita, sempre concentrati anche quando la palla non entrava, è capitato spesso in questa partita, a parte tranne che nel secondo periodo. Grande difesa come dicevamo, nota positiva Gino Cuccarolo che è stato cercato molto di più insieme a Bianconi, oserei dire sono stati entrambi chirurgici con medie alte e con una presenza costante che è quello che magari richiedi tu. Sì, stiamo migliorando nella ricerca innanzitutto delle situazioni migliori per Gino che è un giocatore particolare e va coinvolto in certi modi. Appunto particolari, non è le linee di passaggio con lui non sono usuali e ci vuole tempo, stiamo migliorando in questo. Corrado ci può dare una grande pericolosità sul perimetro aprendo le difese, quindi avendo più spazio dentro l'area. Sono due giocatori che per noi sono due scommesse importanti, entrambi cercano un rilancio, devono lavorare duro per ritornare a livelli di eccellenza in questo campionato, ma abbiamo fiducia in loro e ci possa andare una grande mano. La strada è segnata anche per la prossima partita e poi ci rivedremo il 24 qui in casa con Omegna. Gran partita ci aspetta. Vico l'abbiamo visto in ripresa fisica. Capitan Berti è chiaramente una presenza imprescindibile, insomma note positive e di miglioramento della squadra. Sì certo, noi pensiamo di essere una buona squadra, sappiamo che dobbiamo migliorare su certe cose, su certi equilibri, su certi meccanismi di intesa, su certe situazioni sia offensive che difensive, è normale. Adesso saltiamo il turno di Siena, questo ci cambia un po' il programma di lavoro per arrivare alla partita contro Omegna che è la squadra più forte del campionato, sarebbe molto bello competere con loro e provare a mantenere ancora in battuta San Marcellino.